Ehi tu, ciao! Adesso mi ascolti bene. Volevo soltanto informarvi che è uscita la campagna delle mie felpe. Per acquistarle, cliccate il link che trovate qui sotto in bio e nel primo commento. Questa è una campagna che terminerà precisamente il 12 dicembre. Tranquillissimi che quando finirà questa campagna ce ne sarà una nuova. Però ci sono veramente pochi pezzi, perché molti di voi già le stanno acquistando e quindi ne sono rimaste già abbastanza poche. E di questo sono veramente felice, perché mi fa piacere che vi piacciono. Questa non è la solita felpa, ragazzi, che vedete in giro, che fanno tutti quanti gli youtubers. Quindi non ci sarà la mia faccia, ma è un brand che sto creando io. Per questo, ragazzi, vi lascio il link qui sotto in descrizione per andarvi a informare, così che vedete appunto di che felpe sto parlando. Intanto vi metto due foto qui, giusto per farvi capire appunto il progetto che sto avviando. Detto questo, mi raccomando, se acquistate le vostre felpe, mandatemi lo screen in direct di quando le avete acquistate, così che vi metterò nella storia. Detto questo, niente, vi lascio al video e mi raccomando, acquistate le felpe che sono molto molto fighe. E iniziamo questo nuovo Vlogmas. E oggi ragazzi, siamo qui tornati con un nuovissimo Vlogmas. Oggi siamo qui per parlare di questo, esattamente di questo. Innanzitutto vorrei dire che se vedete i miei capelli così voluminosi e così fantastici, è per il semplice fatto che finalmente mi sono messa una parrucca decente. No, è per il semplice fatto che mi sono fatta la piastra. Quindi guardate quanto sono fighi, tipo parapiastrati. Cioè, raga, sono molto 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 carini. Vabbè, a parte i miei capelli, ragazzi, che oggi li amo. Cioè, oggi devo dire che amo i miei capelli. Oggi sono qui per parlarvi di questo, esattamente di questo. Perché? Where is my telephone? Mi sono dimenticata. Rieccomi. Ieri, intorno all'1:30, sono andata a finire in ospedale. Vedete? Vedete che non vi sto raccontando cazzate. Infatti questo è il foglio che mi hanno dato lì alla clinica. E sono andata a finire in ospedale perché io ho dei problemi allo stomaco. Per il semplice fatto che io, raga, mi mangio un sacco di cazzate. Nel senso, tipo, che mi mangio un pacchetto di merendine intero, proprio tutta la scatola, in una sera. Oppure me bevo tipo 4 litri di Coca-Cola a settimana. Oppure faccio un sacco di cazzate col cibo, tipo che me mangio il Mac 4 volte a settimana. Oppure mangio una volta al giorno, non mangio, bevo soltanto Coca-Cola, non bevo mai acqua. Quindi sono tutte cose che comunque il mio corpo non regge. Io appunto, come ho raccontato in qualche video fa, ho avuto dei problemi col cibo, perché appunto avevo questa ansia, questa paura di strozzarmi, e quindi evitavo di mangiare quando potevo. E infatti io sono anche sottopeso, diciamo, perché peso 39 kg, sono alta 1,67 68, e pesare 38 kg con questa altezza a 15 anni non è proprio il massimo. Comunque, per adesso non è niente di grave. Sono andata in ospedale già 2 volte per sta roba. Infatti, come vedete qua, ieri mi hanno messo la flebo, che io amo gli aghi, proprio che li amo tantissimo. Sono stata tipo lì, vi prego, sbrigatevi, non voglio guardare. Poi sentivo l'aghetto che si avvicina, pap, dentro la vena. Poi tipo che tiravo, basta, basta. Infatti qui, come potete vedere, infatti quando mi hanno messo il cerotto è uscito anche del sangue, però niente di grave. Cioè, nel senso, devo tenere questa fascia perché mi fa malissimo il braccio. Ieri appunto mi sono addormentata e ho piegato il braccio, e quindi l'ago si è mezzo rotto dentro al mio braccio, perché sono una persona geniale. E quindi adesso devo tenere un pochino questa fascia perché mi sono fatta male alla vena interna, perché sono una ritardata. Mi hanno dato questa carta alla clinica, ho controllato tutte quante le cose. Mi hanno fatto uscire, ragazzi, che erano le 6:15. All'1:37 sono entrata. Alle 4:42 è arrivato il medico. Tre ore in sala d'attesa. Io mi sono addormentata lì, ragazzi, cioè 3 ore in sala d'attesa. Con i miei dolori, che non riuscivo a respirare, ragazzi, avevo proprio un affanno. Adesso vi faccio l'esempio, diciamo, di quello che ho provato io. Se vedete qui sotto, proprio sotto le costole, provate a premere, proprio dove c'è la bocca dello stomaco. Se premete, vedete che comunque fa male. Pensate a questo dolore ripetuto, che in qualsiasi posizione stavo seduta, sdraiata, mi stringevo le ginocchia al petto, niente, ragazzi. Il dolore non passava, un dolore persistente per 4 ore di seguito. Io odio gli ospedali per questo, perché ti fanno mettere lì in sala di attesa col codice verde e stai là, raga, finché non muori per terra, finché poi dicono, ah, forse è il caso di intervenire. Avevo postato anche una foto su Instagram quando è successo questa cosa 2-3 mesi fa,
e sono stata attaccata in un modo assurdo di gente: ah, ma questa foto è photoshoppata, è finta. Cioè, raga, non so, dirmi che è finta, arrivare a tal punto di dirmi che è finta, veramente. Gli esami del sangue, hanno detto che è tutto in regola, anzi sto proprio bene bene bene. E io tipo sì. E mi hanno detto che se la cosa persiste, quindi se ci vado a finire per la terza volta in ospedale, questa era la seconda, ci vado a finire per la terza, mi devono fare un bel controllo. Ma non che mi mettono una semplice flebo e tutto basta. No, che mi devono proprio infilare. Si è proprio tutto detto così. Mi devo infilare un tubicino qui per tutta la gola, cioè dalla bocca, da qui, che mette dalla gola fino che arriva allo stomaco, per controllare dentro e aspirare tutto quello che è aspirabile. Quindi tipo con la telecamerina e anche col tubicino, quindi andando proprio in sala operatoria. Per favore mondo, per favore, evitiamo che la piccola si vada a fine in sala operatoria per problemi di gastrite. Questo, ragazzi, mi è successo perché io bevo troppa Coca-Cola. Infatti, se potete evitare, ragazzi, anche voi bevande gassate, specialmente la Coca-Cola, io vi dico fatelo, perché dopo veramente finite malissimo, perché non si sa mai, ragazzi, la Coca-Cola vi divora tutto lo stomaco. Io so veramente di essere stata una stupida, un incosciente, e di aver tralasciato per troppo tempo questa cosa. Avevo detto abbescia, lampo di dolore, abbescia, e invece guarda adesso dove sono andata a finire, che se ci vado a finire la terza volta me devono mettere sto tubo che arriva fino a qua. Poi io, raga, vi giuro, l'ansia mi viene a vedere sto tubicino che passa dalla gola, che arriva allo stomaco, e devono aspirare. Poi da là devo sempre mettere flebo, quindi eschere, eschere. Ma poi telecamerina, quindi un'altra cosa dentro al corpo mio, mentre mi guardano se ho qualcosa che non va, se mi esplode qualcosa, non si sa mai. Quindi niente, questa, diciamo, è una piccola storia di Sivi. Molti mi hanno chiesto: Sivi, ma come stai adesso? Io adesso sto bene, cioè, ragazzi, non è che è una cosa che mi sto portando avanti da anni. Questa è una cosa che è andata adesso, che sto già curando, così che dopo non ho più nessun problema. E infatti per un mesetto devo stare abbastanza tranquilla, cioè evitare la Coca-Cola. Quindi per un mese, due, proprio no, no, addio Coca-Cola, la sostituisco con l'acqua frizzante. In più devo evitare cibi come quelli del McDonald's. Carne va bene, carne, però ad esempio bistecca, che ne so, dall'Old Wild West, cose così, ma non carne, le cose dal Mac, raga, proprio no, a parte i toast, quelli posso prendere. E insalata, ovviamente, insalatina, tac, ci sta. Però il Mac proprio no, abolito proprio dalla mia lista. E infatti posso mangiare ad esempio dei tramezzini, cioccolato no. Cioè, cioccolato alla fine, ragazzi, non è quello il problema. Non è il problema il cioccolato, il problema è quando ne mangi troppo. Oppure caramelle, quando ne mangi troppo. Latticini, ragazzi, da evitare per un pochino. Quindi, ad esempio, latte, cose così. Giusto un bicchierino, ragazzi, ma non un bicchiere ogni giorno di latte. Un bicchiere, che ne so, due volte a settimana, tiè. Proprio da evitare, sconsigliatissimo. E niente, diciamo che questa era la mia piccola storiella di quello che mi sta succedendo in questo periodo. Però veramente, ragazzi, tranquilli, non è niente di grave. Però adesso, però, non la smetto di mangiare quando mi va e di mangiarmi cazzate, forse evitiamo di andare a finire in sala operatoria. Vero Silvia del futuro? Vero Silvia del futuro che non farà questa cazzata? Perché so già che io la farò. In questo momento sarò dentro l'ospedale mentre mi operano e mia madre mi starà facendo delle vie e dirmi: ah, brava ritardata, guarda qui, vedi, potevi evitare tutto questo. Come biasimarla, povera Silvia del futuro, che continuerà a scolarsi lì di Coca-Cola. No, Silvia, mi raccomando, non lo fare. Comunque, detto questo, niente, ragazzi, io spero che questo vlogmas diverso dal solito vi sia piaciuto. Vi ho dato anche una spiegazione per tutte quelle persone che si sono chieste: ma Silvia, ma tu che cos'hai? Sì, ma questo è stato, spiegarlo con un post è veramente difficile. La mia cura comprende dieta leggera, adeguata idratazione, tachipirina, Riopan mezz'ora dopo i pasti, al persistere del sintomo utile effettuare EGDS, che sarebbe appunto questa piccola operazione col tubicino e tutto. In caso di dolore addominale resistente a terapia, episodi ripetuti di vomito, fa ritorno in PS, quindi all'ospedale. Devo ritornarci lì se appunto con la terapia
non passa. Questo niente qui da CV è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel pollice in su e sostenete la piccola CV. E speriamo che la nostra CV del futuro non faccia questa cazzata di andare a finire in sala operatoria. Scrivetemi sotto nei commenti se avete anche voi avuto problemi del genere comunque, o qualcuno in famiglia, cose così. Così mi informo un pochino anche per vedere la vostra situazione. E niente, qui da CV Show è tutto. Oddio raga, io non ho mai detto, non mi sono mai chiamata CV Show da sola. Mi raccomando, seguitemi su Instagram, come sempre. Vi lascio il link qui sotto in descrizione. E niente ragazzi, mando un bacione. Noi ci becchiamo domani con un nuovo Vlogmas. Ciao, ciao ragazzi. Vi voglio bene, tranquilli, tranquillissimi davvero. Sto bene, sto benissimo. A parte il trucco del braccio che sembra che mi drogo, però. Vabbè. Ciao ragazzi, ciao.